Buongiorno a tutti, sono Virginio Viola della Freelance International Press. Come di consueto quest'anno dedichiamo una manifestazione a ricordo del nostro ex vicepresidente Antonio Russo, ucciso barbaramente nel 2000 in territorio georgiano, mentre indagava sulla tragedia, sul genocidio perpetrato nei confronti dei ceceni. Antonio era un membro della nostra associazione, una persona molto sensibile ai problemi dei più deboli, dei più indifesi. La sua lotta, la sua missione era quella appunto di denunciare ai più, all'umanità, i genocidi perpetrati nei confronti dei più deboli. Lui aveva fatto il corrispondente per Radio Radicale da diverse zone di guerra, dall'Africa, la guerra tra i Tutsi e adesso non ricordo quale altra popolazione, Algeria, Kosovo. Fu l'unico giornalista al mondo a trasmettere sotto le macerie di Pristina per via telefonica. Antonio per noi era un maestro, era un esempio. Con questa manifestazione che vuole ricordare appunto la sua morte, il suo sacrificio, noi cerchiamo di portare avanti quello che è il suo pensiero, quello di essere, diciamo, di onorare la professione combattendo con la penna, lui in questo caso combatteva con la radio, per fare in modo che il mondo che attualmente viviamo sia più giusto, dia il giusto riconoscimento al sacrificio dei più deboli e per un futuro migliore. Io mi auguro che gli interventi che ci saranno in queste giornate siano utili ai più per capire qual è la tragedia che attualmente vive l'umanità, quella dell'oppressione dei più deboli, dei più che non hanno e dei pochi che hanno tutto e condizionano gli altri. Inizierei questa tornata di relazioni dando la parola alla dottoressa Rosalia Grande.